Fulvio Di Benedetto, 67 anni, ingegnere, candidato sindaco per la coalizione Sulmona Unita, è morto per un malore mentre partecipava ad un incontro elettorale con gli altri candidati sindaco. Di Benedetto, mentre stava parlando, si è sentito improvvisamente male ed è caduto al suolo privo di sensi. È stato subito soccorso da un medico e da una volontaria del 118 che erano presenti e dagli altri candidati seduti vicino a lui. Poi è prontamente arrivata l'ambulanza del 118 e i sanitari, dopo 45 minuti di tentativi disperati, hanno dichiarato il decesso. Di Benedetto, ingegnere di 67 anni, lascia la moglie e due figli. Sgomento, incredulità e disperazione tra i suoi colleghi candidati, che per ora hanno deciso di sospendere la campagna elettorale. Era una persona amata e stimata da tutti. Dedicava gran parte della sua vita al volontariato. Lo ricordiamo in un recente dibattito elettorale. Mi sono proposto alla fine come candidato sindaco soltanto perché possa la mia candidatura essere considerata aggregante e non che non divida ulteriormente questa città, che già è abbastanza divisa attorno ai problemi che invece hanno bisogno di soluzione.